spagnoli, momenti di tensione quando i migranti cercano di chiudere il cancello per farlo rimanere dentro con loro. Il premier ieri sera a Padova per le ragioni del Simi, in 2500 ad accoglierlo, fiera blindata, contestazioni con lancio di uova e petardi sulla gente. L'obiettivo? Portare il punto nascite in divisione, la chirurgia ginecologica in clinica, parla il direttore Flora dopo le segnalazioni di Rete Veneta. Nuovi guai per l'ex sindaco di Abano, in carcere da giugno, spunta una nuova tangente da 280.000 euro per la bonifica di una discarica. A luglio, insieme a due complici, aveva picchiato e rapinato una coppia di anziani a Piacenza d'Adige, ora il marocchino è domiciliare e chiede loro perdono. Celebrazioni in città per il 4 novembre, tanta gente in piazza per la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Padova ricorda la firma dell'armistizio. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura il blitz questa mattina di Matteo Salvini nell'ex base NATO di Bagnoli, dove ci sono ospitati centinaia di migranti. Momenti di tensione quando i profughi hanno tentato di chiudere il cancello per tenere Salvini dentro con loro. I problemi di quella che non è accoglienza, ma che è un casino, guardate voi, qua c'è gente a cui la prefettura di Padova ha promesso entro un mese e mezzo vi identifichiamo e vi spediamo dove dovete andare in Germania, in giro per il mondo. Sono qua da 3, 4, 5 mesi senza sé, senza ma, senza far nulla dalla mattina alla sera. Queste le prime dichiarazioni del leader leghista Matteo Salvini dopo essere entrato a sorpresa nell'ex base militare di Bagnoli, dove sono ospitati 800 profughi, per toccare con mano la situazione. Quello che ha visto non gli è piaciuto. Le donne sono una quarantina, tutti gli altri uomini, giovani, robusti. I dati che mi sono arrivati oggi dal Veneto ci dicono che nell'80% dei casi si tratta di immigrati clandestini, perché il dato aggiornato, ve lo giro sul mio telefonino anteguerra, i ragazzi lì dentro ce li hanno molto più moderni del mio, però dicono che a ottobre, questi sono dati sul Veneto, su 5.000 domande presentate ed esaminate, 5.452, giusto per essere precisi, i rifugiati sono 306. Il problema è che noi non stiamo dando ospitalità pagando colazione, pranzo e cena 30-31 euro al giorno a gente che scappa dalla guerra, stiamo accogliendo migliaia di migranti clandestini. Non sono mancati attimi di tensione. All'uscita di Salvini, un gruppo di eritrei voleva far sentire le proprie ragioni, cercando di impedire l'apertura del cancello. Salvini ha poi rivolto un invito a tutti. All'obiezione di coscienza, le imposizioni folli dei prefetti che ormai requisiscono alberghi, requisiscono ex parrocchie, requisiscono appartamenti, io invito i sindaci a dire no, i cittadini a dire no, le parrocchie a dire no, perché abbiamo superato il limite. Il leader leghista neanche per il premier Renzi, che giovedì sera si è recato a Padova per parlare del sì al referendum costituzionale. Invece di andare a fare lo show per il sì, il premier Renzi dovrebbe venire qua a toccare con mano i frutti della sua politica di governo. Avete sentito ieri sera Matteo Renzi a Padova per le ragioni del sì in 2500 in fiera. Sentite poi cosa ha detto il premier ai nostri microfoni. E se vince no, non cambia niente, rimangono le solite regole di prima, i soliti politici degli ultimi 30 anni, anzi probabilmente torna qualcuno che avevamo un po' perso per la strada. E soprattutto rimane il Parlamento più numeroso e più costoso dell'Occidente, con un sistema di bicameralismo paritario che non esiste altro che in Italia. Quindi se vince no, non cambia niente. Se vince il sì, l'Italia può cambiare, può essere più agile, più semplice. Noi stiamo attaccando la burocrazia, non stiamo attaccando la democrazia. Un riferimento nemmeno troppo velato all'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, che due giorni prima aveva confermato il suo no alla riforma costituzionale. Matteo Renzi arriva a Padova per il comizio sulle ragioni del sì al referendum del 4 dicembre. Oggi sono 950 quelli che hanno l'immunità. Domani, se passa il sì, sono 730. Non è che aumentano, diminuiscono. Non credo che garanzia della democrazia sia avere i parlamentari più numerosi della storia europea, spiega Renzi, che ad uno attacca tutti i fronti del no. Camicia bianca, niente giacca, la cravatta rossa. Sembra una chiacchierata tra amici, combattuta e frecciata agli avversari. Oltre 2500 i padovani accorsi in fiera per capire le ragioni del sì. Molti volti della politica, ci sono i sindaci, le associazioni di categoria, la CISL, due ex primi cittadini di Padova, Giustina Destro e Paolo Giaretta, e tutti i vertici del PD. Se vince no, le cose rimangono come sono oggi.
Se vince il sì, non soltanto si riducono i costi del Senato, ma anche delle regioni, e si supera l'attuale fase transitoria delle province. All'inizio della serata, al ricordo dell'alluvione della 66, Renzi è arrivato a Padova nel giorno in cui Palazzo Chigi ha approvato un piano contro il dissesto idrogeologico da 1.400.000.000 di euro per mettere in sicurezza il Triveneto. L'importante è che su queste cose non si faccia polemica politica, cioè su questo, su Casa Italia, cioè sulla semplificazione e sulla lotta contro il rischio sismico e idrogeologico, l'Italia si trovi unita. Io faccio un appello a tutte le opposizioni: ci sono un sacco di argomenti su cui litigare, non litighiamo su questo, litighiamo su tutto quello che volete, ma non litighiamo sul futuro dei nostri figli. La fiera di Padova ieri sera blindata per le contestazioni dei centri sociali che hanno lanciato uova e petardi contro la gente che andava ad ascoltare Matteo Renzi. Centri sociali divisi contestano l'arrivo del premier Renzi a Padova per l'evento referendario. La fiera blindata chiusa via Tommaseo per impedire ai due cortei di avvicinarsi troppo all'ingresso. Di questa Europa esce la vera Costituzione, di chi nel 2016 vuole realmente creare condizioni di cittadinanza. Da via Bassi gli attivisti del centro sociale Pedro e di ADL Cobas lanciano una pioggia di petardi verso la gente in coda per entrare nel padiglione 7. Botti e fuochi d'artificio che sfiorano pericolosamente le persone planando a terra ancora accesi. Stiamo tirando! Dal lato opposto la polizia blocca anche il corteo del collettivo studentesco Bioslab che ha sfilato fino all'incrocio con via Rismondo per poi lanciare uova e frutta marcia contro le forze dell'ordine che impedivano il contatto con i cittadini. Parliamo ora di sanità, perché il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor risponde su piastra unica di ostetricia dopo le numerose segnalazioni di Rete Veneta. Noi puntiamo a specializzare l'area ostetrica e l'area ginecologica, anche come area strutturale, quindi un edificio farà attività ostetrica, un edificio farà attività ginecologica, specializziamo le equip che fanno ostetricia, specializziamo le equip che fanno ginecologia. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flora risponde ai numerosi servizi di Rete Veneta che in queste settimane ha raccolto le segnalazioni di mamme operatori che protestano per l'unificazione della piastra ostetrica. Con una conferenza stampa il direttore smentisce le fughe delle partorienti verso altri policlinici a noi segnalate da mamme, sindacati e addetti ai lavori. Non corrisponde al vero che le donne fuggono da Padova, non corrisponde al vero che nei nostri servizi non ci sia la qualità. Oggi, parlando con il Dipartimento Materno-Infantile, abbiamo visto che abbiamo dei dati e dei risultati rispetto al parto che sono del tutto sovrapponibili a migliori esperienze regionali e migliori rispetto alla media regionale. L'obiettivo futuro è quello di trasferire in divisione il punto nascita in modo che si avvicini al nido e che tutte le mamme possano godere dei comfort come il bagno in camera, mentre in clinica verranno portati chirurgia ginecologica e gli ambulatori. Nelle previsioni dell'azienda ospedaliera questo trasloco definitivo dovrebbe avvenire entro un anno, tempo necessario per allestire altre due sale parto in divisione. Nel frattempo la situazione rimane così com'è. Che l'ospedale sia vecchio non è cosa nuova, spiega Flor, ma si sta cercando di salvaguardare la qualità del servizio. Alcune immagini che sono state diffuse, un rubinetto che espande o un crepa sul muro, non credo sia una scoperta di oggi, sapere che l'ospedale risente della sua età. Noi facciamo questo intervento, è un intervento tampone per migliorare l'assistenza, non è un intervento definitivo nel senso di non fare il nuovo ospedale. Intanto a metà del 2017, ha detto sempre Flora, oggi dovrebbero iniziare i lavori per il trasferimento di pediatria nello stabile di pneumologia, mentre la settimana prossima è prevista una riunione per fissare la data in cui dovrebbe essere chiuso l'accordo di programma per il nuovo ospedale. Ed ora ad Abano Terme, nuovi guai per l'ex sindaco Luca Claudio. Abano Terme, nuovo provvedimento restrittivo notificato dalla Guardia di Finanza all'ex sindaco Luca Claudio in carcere dal 23 giugno scorso. Al centro di questo nuovo filone d'inchiesta un appalto truccato da 2.800.000 euro per la bonifica di un'area comunale di Abano adibita a discarica di rifiuti. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, Luca Claudio si sarebbe fatto dare una mazzetta da 280.000 euro più 5.000 euro in contanti per le spese della campagna elettorale dati dall'imprenditore Luciano
Massimo Pistorello per l'aggiudicazione della gara di appalto. Chiede scusa a Berrahim Benakiam, marocchino 26enne, lo scorso 20 luglio a Piacenza d'Adige, lo ricorderete, insieme a due complici torturò e rapinò due poveri anziani, Libero e Rosina Bendini, svegliati in piena notte e pestati in casa propria. Ora Abderrahim, che poche settimane dopo l'arresto è stato scarcerato e messo ai domiciliari in attesa del processo, ha chiesto scusa alla coppia, si è detto dispiaciuto e si è giustificato dicendo di aver fatto solo il palo quella notte, mentre all'interno della casa hanno agito i suoi complici. Il marocchino che abita a Merlara appunto ha chiesto perdono ai due anziani. A Boara Pisani invece sentite cosa scrive la figlia di questo barista derubato. Boara Pisani, banda del buco in azione nella notte tra mercoledì e giovedì al Revolution di via Roma. Dopo aver sfondato il muro in due punti, i ladri sono entrati nel negozio facendo razzia di bici professionali, danni e refurtiva sull'ordine di migliaia di euro. Toccanti le parole scritte dalla figlia del titolare del negozio, pubblicate sulla pagina Facebook dell'attività. Una persona che a 50 anni parte da zero nell'avviare un'attività spinta dalla passione per lo sport è stata messa in ginocchio dalla sfortuna e dalla cattiveria di persone senza scrupoli. Questa persona è mio papà. Hanno abbattuto i muri ma non sono riusciti ad abbattere la sua forza interiore. Infatti oggi è di nuovo al lavoro, come sempre, come un vero ciclista è caduto e si è rialzato. Celebrazioni in città per il 4 novembre. Padova. Come in tutta Italia, anche in città, questa mattina si sono svolte le celebrazioni per la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. L'alzabandiera e l'onore dei caduti davanti al municipio, a cui hanno preso parte le autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche. Tanti anche i cittadini che hanno preso parte alle celebrazioni. Il 4 novembre, infatti, per Padova è il ricordo anche della firma dell'armistizio della Prima Guerra Mondiale, siglato proprio in città, a Villa Giusti. Ed ora le anticipazioni di Agricoltura Veneta. Sì, buonasera a tutti, vi parliamo dalla Val Pantena in provincia di Verona. Ci troviamo tra gli olivi, è cominciata la raccolta di olive ed è cominciata bene qui nel Veneto, mentre nel resto del paese sarà un'annata piuttosto nera. Con me c'è Albino Pezzini, che è il presidente dell'AIPO. Cos'è l'AIPO? È l'associazione interregionale produttori olivicoli che raggruppa tutti i produttori che vanno dal Trentino fino a Trieste. Quanti olivicoltori? 6.300 con 55 frantoi circa. La produzione? La produzione quest'anno speriamo di arrivare sui 30.000 quintali, l'anno scorso era sui 25-22.000 quintali di olio. Noi ci attendiamo un aumento abbastanza considerevole. Come mai bene nel Veneto e male nel resto del paese? Va bene probabilmente anche per la stagione che ha fatto sicuramente i suoi frutti e poi chi ha seguito i nostri bollettini dell'associazione riguardo i trattamenti e come devono essere olive coltivate. Olive sane come vediamo? Olive molto sane e questo danno la garanzia di avere un olio di alta qualità che poi è quella che dà le soddisfazioni ai nostri produttori, alle imprese che lavorano nel campo dell'olio perché devono lavorare per avere un ritorno economico significativo. Vi parleremo quindi di kiwi. È cominciata la raccolta, ma tra tanti, tanti problemi. Si prevede un calo di produzione. E poi tante, tante notizie. Appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Veneta. Buona serata a tutti dalla Terra Veneta. Migranti, legittima difesa e riforme sono i temi principali del dibattito questa sera a Focus in onda come sempre a partire dalle 21.05 insieme al direttore Luigi Bacialli. Ci saranno Laura Puppato, Roberto Zancan, Graziano Stacchio, Federica Pietro Grande, Paolo Citran, Riccardo Scatteritico, Stefano Giacomini, Paolo Pizzolato. TG Padova invece termina qui, io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Il valore alla tradizione, il valore all'emozione. Mengotti, la calzatura per eccellenza nel Veneto, dal 1889.
Le previsioni per domani: tempo perturbato con cielo in prevalenza coperto. Precipitazioni: probabilità alta di precipitazioni diffuse localmente anche a carattere di rovescio. Precipitazioni più consistenti su pianura e prealpi. Limite della neve inizialmente intorno ai 1400-1600 metri, in successivo rialzo fino ai 1800-2000 metri. Temperature minime in aumento in pianura, pressoché stazionarie in montagna, massime in generale diminuzione. Il valore alla tradizione, il valore all'emozione. Mengotti, la calzatura per eccellenza nel Veneto, dal 1889.